Siamo quasi a 100.000 iscritti su questo canale, raga. La cosa folle è che più del 70% della gente che guarda i video non è iscritta. Non tergiversare, clicca il tasto iscriviti. Dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno. Sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare. Avevo parlato di quelli di Bergamo che ti fermano per le cartoline. Bergamo pieno, volantinaggio Bergamo è... Sì, sì, ma veramente. No, non volantinaggio, quelli di quei truffatori. Ma cosa intendi tu? Cioè, quelli che tipo ti danno la foto, che ti Bro. Dicono... Lo vedi questo ciondolino a forma di ancora? Noi siamo degli ex carcerati, cerchiamo di toglierci da questa brutta situazione. Ah, ho capito, ho capito. Ci fa un'offerta, 20 centesimi, no, è troppo bassa l'offerta, almeno 50 euro. A me mi dicono, offrici una pizza. Allora, praticamente, questo è stato il primo video che ho fatto. Io ne ho beccato uno, sempre lui. Sempre lui, nel senso, sempre la stessa persona. Bro, ma napoletano. Sono sempre gli stessi, Niente napoletano. Però napoletano, te lo giuro, era sempre lui, l'ho beccato a Riccione. E poi l'ho beccato a Milano, è la stessa persona. Quando mi ha fermato faccio, zio, io ti conosco, ti ho beccato a Riccione. Figa, mi chiedi giù a fare i lavori, qualcosa? Fa, no, io non sono mai stato a Riccione. Faccio, zio, tra l'altro gli avevo preso il ciondolino, sì. C'avevo nel portafogli, perché sì. Bro, è sicuro che sei tu, cazzo. Niente, questo cazzo di cartoline con dentro il ciondolino. Ma vabbè, allora me ha fatto il Java Beach Party dei... dei era, 2017. A me quando capita fingo di essere inglese. Davvero? Se a me non lo so parlare inglese. Proprio dico che non parlo in italiano e loro tipo si buggano un botto. Cosa che gli dici? Shish? Sì sì, ma mi è capitato, so mi è capitato che mi stavo trasferendo nell'appartamento nuovo e dovevo prendere la SIM Vodafone per l'antifurto. Sì. Quindi sono passato in centro che c'è il negozio. E vabbè, già lì penso di essere arrivato in scooter, quindi cioè se mi ha visto arrivare in scooter palese che sono che abiti lì, capita, non è che vengo davanti sì, in scooter, quindi vabbè, e questo qua mi ha fermato, ho detto non parlo in italiano e lui zio tempestivamente ha risposto sì sì parlo anche in inglese, ma in inglese ovviamente, e io mi sono buggato tipo, e lui era qua, io stavo camminando tipo davvero così me ne sono andato. E solo che lui era praticamente davanti al negozio Vodafone. Sì. E io poi sono entrato nel negozio Vodafone. Quindi si è creata una situazione di cringe. Ti vedevo, sì, si è nascosto. Ma io ho fatto un botto di figure di merda con questi qua. Cioè, che senso, figure di merda. Allora, mi ha fermato un casino di volte. E ci avevo anche litigato con questi qua. Perché a volte gli dico di no, cose così. Sì, poi loro si arrabbiano. Ma bravo. Perché sono sempre gli stessi? Sono sempre gli stessi. Praticamente, una volta mi aveva fermato questo qua. Ok. Che loro quando ti fermano ti chiedono, scusa posso farti una domanda? No, posso chiederti una cosa? Una sì, cosa sì, sì. Io faccio, no, basta, ho già donato. Vabbè, io immagino... Non ho mai donato, io, sia chiaro. Io immagino il Bonnie che cammina così, bello spavaldo. No, grazie, ci ho donato, bastardo! Più o meno va così. Non ti potevi fare, giro... ce l'hai, inizia a correre. Eri in giro, arriva questo qua, fa, scusa, perché ti... Io faccio, no, ho già donato. Vedi che lì si avvicina la ragazza, questo qua si guarda... Erano due turisti che mi volevano chiedere una cosa di informazione. Io faccio no, poverini, dopo me ne sono reso conto. Io, vabbè. Vabbè, però lì. Rompono il cazzo. Hai fatto un po' la figura di me. Ce la rompono il cazzo, ma va. Ma chi i turisti? No, ma no, poveri turisti, questi qua. Okay. Allora sono sempre. E allora, sta roba degli ex carcerati. Ma voi è mai oppure successo, degli orfani. Raga? Bravo. Non l'hai mai sentito qua, sì. Sì, minchia, madonna mia. Ma che poi a volte invertono anche le... Prima dicono di essere orfani, poi ex carcerati. Sì, poi si imballano. Oppure ex carcerati orfani. Allora non siete mai stati a Napoli, perché? Cosa succede? Perché fanno Napoli, il pacco. Perché sai Napoli il pacco? Ciondolino non te lo danno. Sai cos'è il pacco? Eh? Il pacco napoletano. Il pacco. Cos'è il pacco napoletano? No. Ma dove vivete? A Bergamo. L'hanno fatto anche i The Show. Praticamente se tu vai a Napoli... Ti ferma uno e ti fa, invece di venderti il ciondolino, ti vende il telefono, ti fa... Ah, sì, l'ho vista la roba di The Show che... Che ti scambiano sì. Poi... Vabbè, quella è un'inculata totale, sì, già nel senso, sì. Almeno... Però, raga, posso dire, sono troppo intelligenti, cazzo. Sì, è vero, è vero. Cioè, zio, quella è pura magia, è vero, vero. È presente Magicland, zio, dovrebbero chiamarlo Magicland, non Napoli. No, sono sgamati, che cazzo devi farci, sincero. Allora, se dovesse succedere a me, mi sparerei in bocca e probabilmente sparerei anche a qualcun altro. Io mi dissocio, ovviamente, è una roba ironica, ovviamente. Sì. Però, ti dico la verità, che cazzo sono skillato. Cioè, io vorrei imparare a rubare un orologio senza far accorgere la persona. Bro, Debe scrive, mi è successo ad Eik, ma mi hanno fermato dicendo che lo facevano per dei ragazzi in comunità, una roba del genere. Mio amico gli voleva dare un euro e hanno detto che era poco... Così si sono presi l'euro e gli hanno dato il lavoretto che avevano fatto. Ad Eikma
Anche a me è capitato tutti gli anni davanti ad Eikma, bro. Debe, giusto? Proprio davanti all'ingresso della fiera, dove ci sono proprio i tornelli, poco prima, dove tipo tutti parcheggiano le moto. Sì, sì, quando esci dalla metro, tipo banalmente sei lì. Sì, sì, sì. Sempre, sì. È vero, ad Eikma sempre. Comunque che ratti, cioè io veramente, quella è veramente rattaggine incredibile. Sta suonando l'allarme, no scherzo, sono arrivate le pizze. L'FBI, sono non è un problema, tanto noi siamo blindati. Comunque chiedevano, scorri un attimo, c'era un messaggino. Fuori dai padiglioni, dicono. No, sì, vero, proprio poco. Sì, vabbè, ma chi cazzo compra un telefono da un venditore ambulante? Sì, in effetti, cioè ti però dico la verità. Quello a Milano è pelato e un po' cisciottello. Sì, zio! Ma come? Lo, quello, zio, te lo giuro che questo che mi l'ho beccato sia... Riccione. Sia Riccione, che a Milano era quello lì, ex carcerato, così. Infatti un giorno vado a cercare, quando gli fare faccio, zio... Sono un ex carcerato, mi dai un ciondolo per favore. Ora vedi che sto qua c'è il verificato su Instagram. E... poi scopri che hanno partita IVA e sono... ti fa lo scontri. E beh, come quelli che ti dicono i venditori ambulanti, che gli dici no, non ho moneta, c'ho il POS. Sì, sì, sì. Li ho visti. Sì, è ma vero. Ma hanno SumUp, zio. Ma stai scherzando? Eh? Hanno SumUp, quel cosino bianco sì, che sì, puoi sì. pagare con... Ma zio, ma stai scherzando? Assurdo. Quello davanti insieme alla tipa. Boh, sì, raga. No, raga, comunque cioè, ci sono sempre in giro... A me è capitato l'unica volta una roba del genere in centro Bergamo, in via 20 settembre. Sì. Che era come qualsiasi città, con la via 20 settembre e la via centrale. Principale, sì. E quello che è successo è che, vabbè, praticamente questo qua mi aveva chiesto tipo 5 euro, mi sembra di averli dato, per un disegno. Che alla fine era anche bello, però, cioè, era un disegno fatto a mano, ma era una stampa. Cioè, non è che l'aveva fatto su quello. Me l'hai detto forse recentemente, no? No, avrò avuto 13 anni, 14 anni, no, sì, 13 anni. E lì per lì, è che mi ha colto, era un pischello, ero lì con la mia ragazza del tempo. Cioè, mi sono sentito in soggezione a dirgli di no, capito? Cioè, ma mi sono sentito in colpa obbligato. Poi, sono dei manipolatori, esatto, del cazzo, bastardi, figli di puttana. Ma se gli dici di no, a volte ti insultano pure. Sì! Perché una volta a me era successo, dovevo andare al cinema, avevo i soldi contati, ok, contati. Mi firma questo qua, ha iniziato a parlare. Gli faccio no, e lui fa, e vaffanculo. Te! Già ho perso tempo per te? Però aspetta, perché quando hanno le cartoline, sono ancora level up. Una volta io ero in giro a Bergamo, sempre con la mia ragazza, arriva, sempre questo qua, sempre lo stesso, arriva e fa, siamo questi ragazzi orfani che per guadagnare qualcosa raccogliamo queste cose. Ha tirato fuori una castagna e che era 10 metri più là, c'era l'albero. Sono tossici, però, sono tossici. Ma sì, sì, ma sono dei tossici. Cioè, io li ho visti, ho iniziato a vederli quest'estate, li ho visti 2 giorni fa, te lo giuro che secondo me durano ancora 2 settimane. Bro, io mi ricordo che andavo a scuola a Milano. Ma più che altro, scusami, ma che cazzo, cioè, ok, sei orfano, mi dispiace, ma cosa c'entra il meccanismo della donazione? Ma che cazzo ne so. Perché fanno che lo Stato non li aiuta. Ah, sì, è vero anche sta roba. Ma non è vera, Per l'amor di Dio, magari è vera, ma non nel loro caso. Perché poi era anche uscito un articolo, un giornale, una roba così. Ma io adesso voglio cercare su internet. Ho capito, ma come perché dovrebbe aiutarti ex lo Stato? Carcerati. Cioè, non lo so, nel senso... Raga, ciondolo. Chat, dateci... Io scrivo a bassa voce. Chat, diteci, cioè, se avete una spiegazione logica di questa cosa. Con tutto rispetto per le persone orfane, ovviamente, sì, ma... Truffa, si fingono ex carcerati e chiedono i soldi in cambio. Ma perché dovrei donare dei soldi ad un'associazione di... Perché fa che dopo che hanno 18 anni... A me me l'ha spiegata così, mi fa... Perché noi dopo che compiamo 18 anni, lo Stato non ci aiuta più. Ma che cosa vuol dire, zio? Ma che cosa vuol dire? Ma poi hanno tutti più di 18 anni, sì, però mi stai sbloccando il ricordo, te lo giuro. Ma che cosa vuol dire? Ma perché? Ma non lo so, ma sono fumati, ma non è vera sta roba. Perché quando sei in comunità, che sei minorenne, magari ti danno dei sussidi e poi a 18 anni tu sei... Capito, zio, qual è la differenza tra un orfano e una persona che non è particolarmente abbiente? Bro, che pippano la cocaina hanno bisogno di soldi probabilmente. Cioè, quella è la differenza, la cocaina, no? Comunque non hanno voglia di fare un cazzo, o mi sta sfuggendo qualcosa. Buona, ma... Cioè, la vita è uguale a quella di un'altra persona che magari è in difficoltà. Però,
anche i ciechi che non sono ciechi sono persone uguali agli altri. No, non è vero, loro hanno una disabilità. No, che... no, i ciechi che non sono ciechi. Ah, chi cazzo zio. Sono i ciechi che non sono Bro, ciechi? Bro, quelli sono che fanno tipo finta. Sti venditori ambulanti qua. Ma chi è che fa finta di essere cieco? Ma tipo quelli che fanno finta, che non fanno, che fanno finta di non avere la gamba. E poi in realtà gli sono a correre. Bro, ma veramente, dai, quelli che... visti? Io non li ho mai visti di persona, No, non mi è mai capitata una roba del genere. Il Bonnie ha visto la pizza. Ma tipo tu hai fame? No, 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 no. Andiamo a mangiare.